volevo farvi vedere i miei ultimi acquisti Mac. Allora, che cosa ho comprato? Il primo giorno ho comprato, ecco qua, cose utili, giuro. La palettina, quella da 15 colori per i refill degli ombretti, perché ormai avevo solo due posticini, quindi ho comprato la palettina nuova. E questa costa 14 euro? Sì, 14 euro. Poi ho comprato il Chromaline gel cream colorè, che è praticamente, questo costa 18,50 euro. Molti di voi usano il l'eyeliner, quello nero, quello piccolino, fluid line, gel line, qualcosa del genere. Invece a me non piace, non mi è mai piaciuto. Ho comprato questo blu e l'ho trovato fenomenale, e quindi adesso non vorrei fare danni perché sono tutta piena di cose qua. Questo vestito vorrei avvicinarmi alla telecamera. Questo è la stessa cosa, solo che la confezione è molto più grossa. E questo appunto il Chromaline Black Black. C'è giallo, c'è verde erba, c'è turchese, c'è il blu navy che ho io, che è pazzesco. C'è rosso, c'è bianco. Questo, se non sbaglio, è venduto solo nel Mac Pro. E appunto può essere utilizzato sia come base che come eyeliner. Ha la particolarità che non si secca come il gel line. Si chiama gel line. Comunque avete capito quello che intendo io. E poi è molto più grosso. Penso sia quasi vecchio. Poi l'altra cosa che ho comprato un rossetto. Sono andata lì a guardare un po' tutti i rossetti e ho comprato questo che si chiama Brick Ola. Brick Ola. Ed è un rossetto. Guarda, sapete che io sono fissata con il rosso labbra. Eccolo qua. Ha un colore nuovo. Nel senso, lì tutti vanno, secondo me, per comprare nude o per comprare rosa. Questi colori non sono molto, molto famosi. Allora ho cercato di guardare quei colori un po' meno famosi per avere qualcosa di diverso. Ve lo faccio vedere sulla mano. Eccolo qua, è un opaco ed è proprio un rosso labbra. Non è quello che indosso, perché quello che indosso è il Rouge Coco di Chanel, l'Orchidée. Questo, il rossetto, costa 17,50. Avevo chiesto una marea di colori, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colori, ma ovviamente non li aveva, perché ha detto, è stato forte perché ha aperto i cassetti e fa: questo non c'è, questo non c'è, questo non c'è, questo non c'è. Guardo il cassetto ed era tutto vuoto, cioè, tutte le scatoline erano vuote. Gli faccio: ma sono passate le cavallette? Lei mi guarda e fa: no, perché sai, adesso sono famosi questi tutorial di trucco su internet. E io: ah sì? Non lo sapevo. Comunque, ho avuto il coraggio di dire che anch'io contribuisco in questo. Allora, di tutti quei colori che ho chiesto, ne ho trovati solo tre. I tre ve li faccio vedere tutti e tre. Allora, il Bottle Green è questo colore. E direi che è un verde bottiglia. È opacissimo, è morbidissimo. Ed è questo. Verde bottiglia. Poi, allora, l'altro è il Olive Stum Tum Trum Tum, che non so che cavolo di nome è questo. Il colore è questo. È un cangiante, vedete, un verde, somiglia un po' al club. È un oro verde. Oro verde. Poi
mettiamo via questo. Ah, ve lo faccio vedere. È questo. Vedete come è cangiante? Va sul marrone. Sembra marrone, oro, verde. Poi il terzo colore è il red brick. Eccolo qua. Red brick. Ed è questo arancione. Vi dico che è molto ma molto più spento di quanto non sembra in telecamera, perché sembra veramente fortissimo. Questo è un opaco, meno morbido, non è morbido come il Green Bottle. Il colore è questo. Capisco perché sia così forte in video, ma vi assicuro che non è così forte. Eccoli qua, questi sono i colori. Che costano 2 12,50 euro e uno costa 12 euro. Non capisco perché uno costi di meno, comunque questi. Poi il giorno dopo, appunto, cioè ieri, sono tornata per vedere la nuova collezione Fabulous Line e ho comprato un po' di cose anche qua. Allora, ci sono novità, ci sono questi rossetti tutti fatti di glitterini che sono veramente pazzeschi e poi ci sono questi eyeliner che sono nuovi. Gli eyeliner ne ho presi 3 e adesso ve li faccio vedere tutti. Oro, verde e nero. Oro Pur Show, verde Treat Me Nice e nero On The Hunt. Ce ne sono 2, 4, 6 se non sbaglio. No, forse 3, 6, 9. Boh, comunque c'è. Ci sono questi. No, 3, 6, 9. Allora c'è appunto l'oro, il verde e il nero. Questo è il verde chiaro. Poi c'è il verde scuro. Poi c'è il blu. C'è l'argento e c'è l'antracite. No, però così sono 6. Allora sono 6. Adesso ve li faccio vedere. E anche questi concorrono al Back to MAC. Non la confezione di carta, ma questo packaging. Questo dovete portare indietro usato. Allora, vi faccio vedere. Questo è il nuovo eyeliner. Non state lì mezz'ora a tirare perché non si tira, ma si svita ed è fatto così. È molto molto liquido. Adesso vi faccio vedere. Vedete che bello? È un oro pieno di glitterini. È pazzesco. Adesso vi faccio vedere anche il verde. Questo appunto è il verde chiaro. Vi faccio le righe un po' più grosse perché sennò non telecamera non si vedrà. E questo è il nero. Eccoli qua. Questi sono i 3 colori. Vedete, quello oro è tutto pieno di glitterini d'oro. Quello verde e quello nero. Vedete, quello nero rimane lucido. Carini, vero? Allora, questi tre costano 20 euro. Poi ho preso 2 rossetti, appunto, della nuova collezione. Allora, ci sono 2 di questi colori così scuri. Uno è opaco, quello che ho preso io, e l'altro invece è lucido. Quello lucido ha il difetto, essendo così scuro, poi vi va un po' tutto in giro e vi va anche nelle pieghette. Non riuscite mai a stenderlo bene sulle labbra. Invece questo, una volta che l'avete messo, rimane lì fermo. Il colore è questo, ovviamente molto invernale, proprio un color mosto. Questo è il Kittenish,
Questo è l'opaco, invece come dicevo l'altro è lucido. Adesso ve lo faccio vedere. Questo è il colore. Carino, eh? Non mi è piaciuto subito. È un po' scuro, però ho guardato, ho cercato di prendere cose che comunque in collezione normale non hanno. Io ho guardato tutto lo stand di Rossetti e ho un colore così simile, non ce l'hanno, quindi ho preferito comprare questo. Per esempio, c'era un'altra cosa che mi piaceva della collezione, che era il blush pesca, solo che era molto molto simile al peach. Ho detto, preferisco comprare cose che hanno solo qui, cioè in questo momento in serie limitata, e poi il peach lo posso comprare quando voglio, quando, non, quando potrò. L'altro rossetto che ho preso è quello che vi dicevo, tutto glitteroso. Ce ne sono due, è questa nuova consistenza. Eccolo qua, si chiama Liquid Lubrex. E ce ne sono due, uno rosa e questo verde. Sembra un colore strano, eh? Però vi dico che indossato è pazzesco. Cioè, voi vedete questo glitter. È un agglomerato di glitter verde rosa. E invece l'altro è un agglomerato rosa di glitter. L'altro mi sembra più normale. Una volta indossato ha l'effetto di un rossetto molto perlato rosa. Invece questo, quando voi lo indossate, è proprio un luccichio di brillantini cangianti. E secondo me sta benissimo messo sulle labbra e sopra ho messo un gloss trasparente. Secondo me fa delle labbra voluminose e molto belle. Ve lo faccio vedere. Vedete, questo è l'effetto. Il verde sparisce, rimane solo il rosa e rimane, sì, diciamo un trasparente rosato sulle labbra. Sembra strano, ma sembra più rosa questo che verde che non l'altro che è tutto rosa. Ho detto, è proprio un agglomerato di glitter. Così sembra perlato, ma ve l'assicuro che non è perlato, sono proprio micro glitterini. Questo, il rossetto costa 17,50 euro e anche l'altro rossetto costa 17,50 euro. Mi sono fatta dare due campioncini, allora il primo giorno mi sono fatta dare il Pink Pearl, che è il colore di cui dicevo che secondo me è il colore più bello di MAC, che è questo viola, cioè questo fucsia con questi riflessi cangianti viola, che appunto vi dicevo che non sapevo che colore fosse, adesso l'ho scoperto, e mi sono fatta dare un campioncino ed è il Pink Pearl, quindi ho scoperto qual è il nome del mio pigmento in assoluto nel mondo preferito. Il secondo giorno invece, quando ho comprato la collezione Fabulous Flying, ho visto c'era un pigmento in collezione che mi piaceva moltissimo, che era questo Kitsch Matte, e però la signorina mi ha detto che era in collezione permanente, quindi come per il fard pitch e per il fard pesca ho detto no, lo prenderò poi in un secondo momento, ed è questo. Ed è nella collezione abbinato al quel rossetto lì tutto glitterosissimo rosa. Ed è appunto questo, anche questo qua è un rosa cangiante. Molto molto bello, cioè pazzesco, veramente pazzesco. Allora, questi sono gli ultimi miei acquisti che non dovevo assolutamente fare. Volevo aprire una piccola parentesi. Io ho comprato tutte queste cose perché comunque ho il 30% di sconto avendo la Mac Pro Card. Se non sapete cos'è la Mac Pro Card, se volete informazioni su come ottenere la Mac Pro Card, andate a guardare uno dei miei precedenti video, vi spiego tutto, vi spiego quali sono le categorie che hanno diritto ad avere la Mac Pro Card e quali sconti potrete ottenere.
Quindi io ho speso, vediamo un po', 5, 10. Ho speso veramente tanto in meno. Ho messo una cinquantina di euro in meno, su per giù. Ed è tanto. Quindi posso permettermi di comprare parecchie cose da Mac perché con la tessera vado a pagare un ombretto 8 euro. Allora, l'ombretto lo vado a pagare 8,40 euro e con 8,40 euro ci compro un ombretto della L'Oreal. Il rossetto lo pago 12 euro. L'eyeliner lo pago 12 euro, la palette l'ho pagata 9 euro, gli eyeliner li ho pagati 14. Comunque vado a pagare dei prezzi, diciamo normali, come se andassi al Lupim a comprare un prodotto L'Oreal, Maybelline o Deborah. Quindi compro anche tante cose per questo motivo qua. E niente, volevo precisare questa cosa. E spero di esservi stata utile a tutti. Guardate che bello questo qua, che brillantine pazzesco. Anche questa. Secondo me i pezzi più belli sono questo e questo. Questi due sono veramente le novità. Tutto il resto è comunque paragonabile a tanti altri prodotti. E niente, spero di esservi stata utile. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao fanciulle! E anzi, ciao Alessia, un bacio, ciao!